In Abruzzo, bentornato Presidente Malagò a Montesilvano per parlare di sport in una giornata di festa. Sì, un appuntamento annuale, avviene in tutte le regioni, qui c'è una tradizione ancora più consolidata in cui si premiano ragazze e ragazzi di discipline olimpiche e non olimpiche, più chi ha fatto grande questa terra, questa regione, devo dire in assoluto lo sport italiano, quindi una giornata di festa. Se io le dico Abruzzo e le dico sport, cosa le viene in mente? Farei un torto se scordassi qualcheduno. Mi viene di pensare però alla ecletticità di questa regione nel aver costruito, formato, strutturato, e aiutato atleti e atleti in tanti sport così diversi l'uno dall'altro. Formula 1, calcio, atletica, ginnastica, sport rotellistici, beach, nuoto, pallacanestro, pallavolo. Cioè, è abbastanza incredibile perché in altre regioni magari c'è una specializzazione che è più focalizzata. Quindi possiamo dire Abruzzo terra di sport? Sì, perché insomma, è una terra, direi, geograficamente sicuramente non semplice, c'ha tutto, forse la regione in proporzione che ha più capacità di testimoniare quello che è la bellezza dell'Italia, mare, campagna e montagna, però insomma in una regione che non è immensa, aver così tante cose la rende sicuramente una regione che c'è da pedalare anche nel senso proprio motorio della parola. Insomma, quindi la terra di qua sicuramente ha aiutato a crescere le persone pensando di come fare sport. D'altronde chi ci ha preceduto qualche migliaio di anni fa dicevano mens sana in corpore sano, ma erano abituati a fare più chilometri di quello che oggi sicuramente siamo, diciamo, noi costruiti con le nuove abitudini della nostra quotidianità. Chiedo due aspetti dello sport nazionale per chiudere, Presidente. Uno la riguarda anche delle intercettazioni che hanno, diciamo, hanno messo alla luce alcune sue dichiarazioni sui presidenti di calcio. Qual è la verità? No, ma la verità è, uno non mica può negare un'intercettazione, ci mancherebbe. Fermo restando che la realtà è che uno annuisce di fronte a delle riflessioni fatte con una persona a caldo dopo un episodio che nel mondo del calcio, ma tutti i giornalisti conoscono perfettamente, è quello che secondo me veramente deve far riflettere, per non dire molto triste, che due persone in privato parlano tra di loro senza nessuna rilevanza di nessun genere, tantomeno penale, a distanza così tanto tempo, devono essere così, diciamo, messe alla, diciamo, lettura, all'interpretazione dei terzi. È qualcosa di assurdo. E poi diciamo, non contestualizzare queste frasi tenendo presente quello che è successo pochi giorni prima, e quindi, diciamo, qualcheduno che magari si era scoperto e non aveva fatto quello che aveva dichiarato pubblicamente, mi riferisco al mondo del calcio, insomma, fa riflettere. Però anche questo è una delle abitudini del paese che conosciamo, però certo è tutto molto triste. L'ultimissima sulla ginnastica, perché riguarda anche l'Abruzzo, è stata polemica per le dichiarazioni di alcune atlete delle farfalle, della ritmica, venute fuori dopo anni. Qual è la sua opinione? Ma è che sicuramente è importante che c'è stata una possibilità, una disponibilità, una facoltà, e ci mancherebbe che non sia così, nell'esercitare il diritto di dire quello che, di denunciare quello che non andava bene e quello che queste persone hanno subito. Adesso ci mancherebbe che il Presidente del CONI si mette a giudicare di fronte a delle denunce così circostanziate. C'è una Procura federale, c'è un organismo terzo che è stato istituito, ci sarà una Procura generale che seguirà quella federale, ci sono delle Procure della Repubblica che hanno ricevuto altre denunce da altre tesserate. Cominciato tutto da pochi giorni, tra un pochino non mi sembra che ci sia la volontà, diciamo, di circoscrivere, poi dare giudizio adesso sarebbe veramente una cosa fuori luogo.